Buonasera, e d'ora in poi la lettura subirà un'accelerazione notevolissima perché saranno gli eventi a precipitare. Eravamo arrivati così al 1913, alla vigilia della Grande Guerra. Più che mai distratti dalle nostre mansioni, dall'inconsiderato impiego che si faceva di noi per il servizio d'ordine pubblico, avevamo finito con l'adagiarci in queste funzioni da poliziotto che spegnevano quel poco spirito militare persistente ancora nei quadri, terminavano di toglierci quella poca considerazione che aveva per noi il paese e cominciavano a renderci invisi al popolo. Che cosa pensasse di noi la borghesia? Lo dica la risposta del ricco negoziante genovese al quale un ufficiale aveva chiesto in moglie la figlia. Sciavo, sposa Emma, la mia figlia, se non guadagna niente. Quale opinione avesse l'aristocrazia di noi lo può dimostrare questo fatterello. Al terminare l'anno in letizia ero stato invitato in una casa amica. Quivi, in mia presenza, una gran dama per accenso e per nascita, che aveva il figlio alle armi, interpellata perché non l'avesse condotto seco, dichiarò di non volerlo insieme vestito da soldato, quella rozza uniforme non parendole degna di comparire ad una festa come quella. Signora, le dissi, se l'uniforme del soldato anche non fosse la più bella fra i costumi, copre però sempre un uomo fisicamente e moralmente sano. Suo figlio, vestendola, si onora anziché perdervi. La dama rimase male, volle rimediare, ma il tacon fu peggio del buso. Che cosa pensasse il mondo politico dei capi dell'esercito? Si può rilevarlo da una frase di Giolitti a chi gli parlava di guerra. Ma se non abbiamo neanche un generale che valga un soldo. Politicamente era vero. In questo bello stato morale ci trovavamo in alto ed in basso della gerarchia e l'esercito continuava a vivere per inerzia, bizantineggiando con esami e prove di avanzamento, con manovre sulla carta e senza carta, condotte subite senza arte e senza convinzione, quando il generale Pollio, capo di stato maggiore dell'esercito, che avrebbe dovuto condurlo in guerra, improvvisamente morì. Del Pollio stimavo l'alto ingegno, l'animo mite ed equanime, la larghezza di vedute, ma ondeggiava tra questo e quel parere ed era forse debole di volontà. Quando morì Pollio, mi trovavo a Torino a seguire una manovra sulla carta, alla quale prendevano parte una diecina di generali ed una ventina di colonnelli di tutte le armi. La dirigeva il generale B. La zona di manovra era naturalmente a cavallo della frontiera francese. Il generale inspirava sacro terrore e gli altri generali, salvo due o tre, cercavano come scolaretti di indovinare il pensiero del maestro. Meschino spettacolo, reso ancor più pietoso dall'armeggiare degli ufficiali di stato maggiore, in atteggiamento di oracoli, di consiglieri benevoli, essendo a cognizione dei segreti degli dèi. Uno di questi giovani, vedendomi un giorno inattivo e quieto, mentre altra gente affannosamente si arrabattava a ponzare degli elaborati dispositivi, mi si avvicinò tra il rispettoso e il confidenziale e mi fece: Signor colonnello, non ha nulla da fare che lo vedo inoperoso? Lo guardai ironico e gli risposi: Signor capitano, non ha nulla da fare che lo vedo inoperoso? Allibì e scomparve. Un gran personaggio, del quale non ricordo il nome, ha detto che gli uomini, come le cifre, hanno valore secondo il posto che occupano. Mai questa sentenza mi parve vera come in quella riunione. Quante di quelle cifre viventi avrebbero meritato di trovarsi molto a destra della virgola ed il caso invece le aveva collocati a sinistra di essi.
Era sorto a Milano, come in altre maggiori città del regno, una specie di battaglione studentesco per la preparazione al servizio militare con lo scopo pratico di ottenere abbreviazione di ferma, grado di caporale, scelta del corpo, eccetera, e patriottico, di accendere nella gioventù lo spirito bellicoso. Una società di valentuomini, la Sursum Corda, alimentava l'istituzione. Alcuni ufficiali in servizio e fuori servizio prestavano la loro opera di istruttori. La cosa, vista prima con indifferenza, poi con scetticismo dall'ambiente militare, prese invece piede vigoroso e non solo a Milano. Sorsero diversi battaglioni, si federarono, fecero congressi, eccetera. Non mancarono entusiasti in buona fede ed entusiasti per interesse che si diedero a capeggiare il movimento per strappare al governo concessioni, promesse e materiale e quattrini. Dietro alle quinte, nell'ambiente dei battaglioni, trovavano sfogo e causa di lotta, piccole ambizioni, bizze, discordie e pettegolezzi. A Milano l'istituzione corse serio pericolo di morire sul nascito per l'inimicizia di due capitani della territoriale che volevano essere i comandanti delle giovanili coorti. Il comando della Sursum Corda si rivolse all'autorità militare, non avendo il coraggio di tagliar corto e licenziare i due competitori. Questa, la Sursum Corda, pensò di nominare un ispettore che regolasse le divergenze e nello stesso tempo tenesse d'occhio la pericolosa istituzione che sorgeva. Questo avrà un risvolto drammatico nella vita di De Rossi. Si coltiverà l'elemento che lo condurrà a un gesto non ponderato e all'infermità totale. Vabbè, destini. Fu il prescelto a questo ufficio per la sola ragione che nella caserma ove aveva un battaglione erano state concesse alcune camere ai volontari studenti. Presi a cuore l'incarico, vidi il buono ed il puerile dei personaggi in lotta, allontanai uno dei contendenti e poi favorii con tutta la mia autorità, con tutti i mezzi di cui disponevo come comandante di reggimento, l'istituzione, ossia prestai le armi, gli istruttori, la fanfara, eccetera, pur rimanendo in fondo scettico di questo giocare al soldato che così bel fiasco aveva fatto in Francia con i bataillon scolaire. Mi ingannavo. Come tutti gli uomini del mio tempo e della mia professione, non avevo fiducia nella gioventù che cresceva, vedendola bamboleggiare tra le gonnelle e lo sport all'acqua di rose, ostentando un beffardo scetticismo irritante, del quale del resto noi stessi eravamo i fomentatori con la vuota nullità della nostra vita. Nella massa dei miei coetanei si notava però ancora qualche rara eccezione di individui pieni di entusiasmo e di idealità che avrebbero dovuto nascere quando fioriva il romanticismo. Un tipo di questo genere era il maggiore Pericle Negrotto, allora in aspettativa a Milano. Negrotto era stato tenente con me all'ottavo reggimento bersaglieri a Torino. Elegante, impomatato, di modi e tratto squisiti, mite, intelligente, lavoratore, simpatico, conservavo di lui la migliore impressione, ma non certo quella di un patriota esaltato, quale lo ritrovai più tardi. Ecco qui la persona che condurrà alla grande infermità che gli segnerà la vita, appunto, a De Rossi. Un ricco matrimonio lo aveva, dirò, sollevato dalla costrizione che esercita sui migliori spiriti una posizione economica mediocre. L'aspettativa chiesta per fuggire la guarnigione di Brescia gli aveva permesso di volontariamente e munificamente associarsi alle onoranze tributate in Crimea alla salma della Marmora, recandovisi a sue spese in compagnia del colonnello Ravina che vi profuse, come già dissi, parte del suo patrimonio a rappresentare il corpo dei bersaglieri. Negrotto, ritornato, rivolse la sua attività di disoccupato temporaneo ai battaglioni volontari studenti e se ne fece ardente fautore.
Benché non fosse un grande oratore, non perdeva occasione di concionare, ma era sincero ed aveva il cuore puro di ambizione e di vanità fanciullesca. Era la persona indicata per assumere il comando diretto del battaglione volontari studenti. L'ebbe, infatti, impiegandovi tutta la sua attività, dedicandovi tutto il suo tempo e profondendovi denaro. Questo modo d'essere del maggiore Negrotto, se era però adatto ad un capo di volontari da animare, forse non conveniva ad un capo di truppe regolari in un'epoca che il garibaldinismo, come lo intendevano i volgari, ossia l'azione tattica tutta di baionetta, era un anacronismo davanti alle mitragliatrici, le bombarde, i reticolati, eccetera. L'entusiasmo ritengo debba essere dosato, perché non può essere tenuto sempre ad altissimo diapason. Lo stesso sublime, se continuato, annoia. Dice, salvo errore, Pascal, la parola del capo è come un medicamento che va adoperato a tempo e luogo e con parsimonia, altrimenti perde efficacia. Sulla truppa regolare sottoposta a fatiche, privazioni e disagi, che sono la maggior parte delle sofferenze della guerra, un bel discorso varrà una volta, ma non due. Servirà molto meglio invece all'interessamento del capo l'esempio del sopportare serenamente e stoicamente, e soprattutto il far vedere al sottoposto che si è fatto il possibile e l'impossibile per diminuire la sua fatica, la sua fame, la sua sete, eccetera, eccetera. Inoltre, le più generose intenzioni, le più alte aspirazioni, ridotte alla misura della realtà, spesso si volatilizzano. L'ufficiale veramente solido è quello che rimane nell'ambito delle cose, che si appaga dei doveri che ha davanti e non va in cerca dei più difficili, dei più grandi, perché i doveri militari non hanno tra loro differenza oggettiva, essa invece è solo relativa alla somma di abnegazione con cui si accettano e si compiono. Ed eccomi venuto a dar ragione al mio colonnello del distretto di Pinerolo, al vecchio Ras Alula. Chi me l'avrebbe mai detto?